Stiamo per iniziare il tavolo tecnico che ho convocato con il commissario Covid di Messina e tutti i rappresentanti dei presidi ospedalieri. Ci sono anche il presidente del Consiglio, i presidenti delle commissioni sanità, servizi sociali, pubblica istruzione. E i vari rappresentanti delle partecipate, gli assessori competenti, perché inizierà ora un lungo tavolo tecnico per definire quella che è la situazione che riguarderà le prossime 3 settimane a Messina. Nel frattempo abbiamo avuto una notizia di stampa che vi voglio leggere velocemente, breve, e che da questo punto di vista rappresenta la svolta della città di Messina. Altri comuni siciliani potrebbero a breve diventare zona rossa. Si tratta della città di Messina e dei comuni di Castel di Judica e Ramacca, entrambi in provincia di Catania. A preoccupare sono le relazioni trasmesse stamattina dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali all'assessorato alla salute. Si procederà adesso a valutare le ulteriori richieste che in queste ore stanno arrivando da parte del servizio sanitario e delle amministrazioni locali e in giornata il Presidente della Regione adotterà i provvedimenti conseguenti. Tempestività e rigore, ha dichiarato l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, sono per noi indispensabili in una fase in cui la performance positiva sulla campagna vaccinale non possono e non devono subire distrazioni. Il mese di gennaio è strategico sotto il profilo sanitario ed economico. I cittadini sono i primi ad averne la piena consapevolezza. In particolare, in base alle recenti indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, verrà effettuato un monitoraggio costante e analitico su tutto il territorio regionale. E allora, Messina dovrebbe essere zona rossa in base a questo dispaccio, ma non ho motivo di dubitare, anche perché onestamente abbiamo lavorato notte e giorno questi ultimi giorni e abbiamo supportato la nostra richiesta di zona rossa con elementi incontestabili. Purtroppo la città e la provincia di Messina hanno ormai un indice di diffusione del contagio che è paragonabile in base ai numeri purtroppo alla regione Veneto. Quindi è ovvio che ci siamo trovati di fronte a una situazione che fondamentalmente è frutto dello sfascio della sanità messinese, per la quale, ribadisco, ora attendiamo l'ultimo sforzo da parte del Presidente della Regione Nello Musumeci e da parte dell'assessore Ruggero Razza, cioè la immediata sostituzione del manager Paolo Lapaglia, perché ora abbiamo bisogno di persone all'altezza per gestire le prossime 3 settimane. Cosa succederà ora? Noi abbiamo chiesto l'istituzione della zona rossa a partire da martedì prossimo e di conseguenza sia martedì 12 fino a domenica 31 gennaio. Cosa significa? Significa che nella città di Messina non si transita più, non si entra, come si suol dire, non si esce, se non per motivi di lavoro, per motivi di sanità o d'urgenza, certificate ovviamente, quindi sarà in città tutto è chiuso. E allora sarà molto semplice, vedete, qui non ci confondiamo più con i colori, cosa è aperto, cosa è chiuso. Allora, per le prossime 3 settimane, quindi da martedì 12 gennaio fino al 31 gennaio, in città è tutto chiuso tranne edicole, tabacchini, farmacie, generi alimentari, per le quali noi ci riserviamo comunque una disciplina su quelli che sono gli orari di apertura. La nostra ordinanza sarà predisposta per essere resa pubblica domani. Abbiamo dato a tutti tempo di organizzarsi e lo ribadisco ancora ora, in questo momento. Quindi la notizia ormai è ufficiale. E quindi ognuno si organizzi di conseguenza. Questo naturalmente significherà che
domani ci sarà un'apposita diretta dove spiegheremo il contenuto comunque di tutta l'ordinanza. Intanto già si può procedere in tal senso. Ora vi lascio perché sto per iniziare il tavolo tecnico. Dopo avremo un tavolo tecnico alle 15 con le organizzazioni, con i rappresentanti delle imprese, perché naturalmente abbiamo lavorato in questi giorni, in queste notti, anche a quello che è il sistema degli aiuti, perché ci siamo distinti come città che ha messo in campo aiuti concreti e si è distinta anche per la velocità di questi aiuti. Proseguiremo ovviamente anche per quanto riguarda questa situazione di lockdown messinese. Abbiamo messo in campo delle risorse importanti che naturalmente, per quella che è stata la nostra possibilità, si vanno ad aggiungere a tutte le altre provvidenze regionali e nazionali. Noi intanto cerchiamo di fare la nostra parte e ribadisco, nessuno sarà lasciato solo. Noi assieme supereremo questo momento di pandemia. Si istituirà ovviamente il gabinetto di guerra, avrà tutti gli effetti. Da martedì prossimo inizieranno anche quelle che sono le nostre dirette quotidiane, perché vi daremo informazioni quotidiane su tutte le attività e le risultanze. È finita la fase di insabbiare dati e soprattutto è finita la fase dove ogni istituzione, soprattutto parlo di quella sanitaria, non ha fatto il proprio dovere fino in fondo. Questo è il quadro che vi consegno, vi terrò informato con altre dirette delle risultanze dei tavoli che abbiamo già programmato.